c'era l'amore di un compare Peppe, all'organetto di giorno c'era. Si cerca con chi pretendi cosa mi esci fuori mi barra con mia, mi esci fuori mi barra con mia. Terra cosa che a mia mi poti assai la gelosia, e per amore di sta bella rosa cada avanti da sulla vita mia, cada avanti da sulla vita mia. Rischiamo l'arte, ma lo accudeva di venire. Se le ruero sono sanate, se li leva di voi carogna, sì, se li leva di voi carogna. Quando le dà frato anime e cosa sì, quando le dà frato anime e cosa sì. Corriamo in tanti come ti sentiste, il momento che e ve lo consegnai, fino alla morte che rimane a voi, fino alla morte che rimane a voi.
tassatemi, tassati voi, la seppe mia non vi tasso mai. Sapiti quando un dì, tassamo noi, quando c'ero non c'è mondo mai, quando c'ero non c'è è mondo mai. Morning.
Yeah.
Allora, questa serata, stasera di beneficenza, è stata organizzata dall'Associazione Pro Pentedattilo, dalla cooperativa Sacoriama e dall'Associazione Vicoli dell'Arte. Dai volontari quindi che si sono impegnati per rendere, diciamo, bellissima questa serata, in compagnia di tanta gente che ancora dietro le mie spalle o comunque dentro stanno ancora ballando. L'abbiamo pensata e voluta per aiutare un gruppo di amici brasiliani che abbiamo avuto l'occasione di conoscere durante le nostre attività e che si occupano di purtroppo di persone con disabilità psicomotorie e problematiche di autismo. Quindi tutto il devoluto, tutto il guadagno di questa serata verrà devoluto a questo gruppo. Ringraziamo per la serata anche il gruppo dei Cumelca e anche la scuola di ballo di Tarantella di Ciccio Nucera, che hanno, diciamo, allietato i nostri invitati con delle danze, delle musiche, le sentirete sicuramente in sottofondo. Abbiamo pensato di fare degustare dei prodotti tipici agli ospiti che hanno partecipato con la modica cifra, diciamo, di 10 euro che saranno appunto devolute al gruppo brasiliano di cui vi parlavo, che è l'ACAD. Adesso qui alle mie spalle vedete il Borgo di Pentedattilo, a cui noi ci teniamo tantissimo e cerchiamo di valorizzare in ogni modo. Questa serata è un'occasione unica per farlo risplendere ancora e cercheremo di coinvolgere tutto il territorio melitese e limitrofo nel prossimo evento di Natale che si terrà il 12 e il 13 dicembre e che si chiamerà appunto il Villaggio di Natale. Quindi vi invitiamo già da adesso e quindi non mancate. Da ultimo vorrei ringraziare anche la radio e quindi il signor Pellicone, Melito TV e Radio Studio 95 che sono qui e ci allietano anche con la loro presenza. Grazie. Buonasera, buonasera, siamo a Pentedattilo, serata di beneficenza. Siamo qui all'Ostello della Gioventù. Mimmo Nucera, detto Milinare di Callicerò, che ne pensi di questa serata? È stata una serata meravigliosa, specie per due ragazzi, disgraziatamente alla carrozzella, che ballavano. Era un orgoglio per noi. Che siamo giovani e siamo sani di salute. Tanti auguri a quei due ragazzi. Grazie Mimmo. Andiamo avanti, vediamo tre. Se l'Italia è chista, siamo rovinati. Filippo, siamo rovinati. Comunque, il signore è? Perché avete dato un microfono in mano a quest'uomo? Io lo vorrei capire. Nome e cognome, prego. Carmelo Attinà, buonasera, salve. Dove è lei? Di Roccaforte del Greco, un paesino qua vicino, ecco. Ma che ci fa con un microfono in mano? Posso saperlo? È una domanda che ci stiamo ponendo. Comunque mi dica, cosa vuol sapere? La serata. Diciamo, è stata una bella serata, è bello, scusi, avvicino se non si sente, grazie. È stata una bella serata, abbiamo fatto, è bello riunirci in compagnia di tanti amici, suonatori e non, quando c'è da fare... Se mi fa finire, glielo dico. Dico, è bello fare delle serate dove si può fare anche del bene, perché abbiamo provveduto a una raccolta fondi per un'associazione brasiliana, che adesso, mi scusate, non ricordo il nome, la quale si occupa dei bambini con problemi psicomotori. E comunque ci siamo divertiti, abbiamo fatto nel nostro piccolo, visto il periodo, un po' di bene e niente, speriamo che ci siano altre serate così, a prescindere dal periodo natalizio. Grazie, è molto lungo lei. Salve, buonasera. Signore? Fortunato Nucera, di Callicerò. Io concordo con quello che ha detto il signor Attinò. Lui è il morto lungo, lui non sa dire niente. Scusi! Salve! Salve! Una bella serata, condivido le parole di Attinà in tutto. Devo dire, se l'Italia è chista siamo rovinati. Parrà uno uguale tutti. Salve e buonasera. Buonasera, salve. Che ne pensa della serata? Evento molto bello, ben organizzato. Ci hanno allietato i nostri amici con buona musica.
queste manifestazioni secondo me si devono fare molto spesso. Poi quando si tratta di aiutare quelli che hanno bisogno ancora di più. Certo, in prima fila. Viva la tarantella! Viva la tarantella! Buonasera, buonasera! Buonasera! Ti sei divertita stasera? Sì! Hai ballato? Sì! Ma ne faremo presto un'altra? Perché no? Tu? Buonasera! Sì! Molto! Certo! Grazie! Buonasera signora! Ma non andiamo a parlare, devi parlare mamma! Buonasera! Aia. Buonasera! Buona, buona! Buonasera, ti sei divertito? Sì, molto, molto! Grazie! Intervistiamo a Peppe Zindato. Buonasera, buonasera. Cosa volete sapere? Cosa volete sapere? La manifestazione questa sera mi sembra che è andata bene. Una bella manifestazione. È piaciuta tantissimo. E ancora continuo a divertirsi. Grazie Peppe. Buonasera con Mare Pitti. Buonasera, no. Ti chiedo scusa, ma è un impegno importante. Figlia sindaco, che fai? Continuiamo. Comare Ditti, che ne pensa della serata? Beh, una bellissima serata, veramente. Anche perché era serata quindi per Vicenza, quindi è stata una bella serata, c'è stata una partecipazione. Alla prossima allora. Alla prossima, certo. E saluta Merito di Salutiamo Mura. Telemelito. Telebova Marina, grazie. Buonasera. Buonasera. Di dov'è lei? Di Reggio. Nome e cognome, grazie. Rossana Delitano. Ti è piaciuta la serata? È bellissima, ti veramente. Sei divertita? Tanto. Alla prossima allora. Ok, grazie. Alla prossima. Salve, buonasera. Buonasera. Signore? Carmelo Mesano. Sì? Roccaforte del Greco. Buonasera. Vicino al suo paese. Mica siamo paesani. Che ne pensa della serata? Ma la serata è stata bellissima e noi siamo sempre pronti con il nostro contributo per solidarietà, con cuore e con cuore. E passione, ma tu vedi. E passione. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. L'autore della serata. Grazie a voi, se no non sarei qua. Sei contento, Melo? Contentissimo, grazie. Grazie. Buonasera. Ciao, Ciccio. Un saluto a Televelo. Merito tu. Grazie a te, grazie a Comelca, grazie a Telemelito, grazie alle persone che hanno deciso questo atto di beneficenza nei confronti di un'associazione che si occupa di persone spastiche. Grazie a voi, grazie col cuore, con la vostra musica, con i vostri colori e con l'occhio delle vostre telecamere. Grazie Filippo. Grazie, grazie. Buonasera. Buonasera, buonasera. Complimenti a Ciccio Ricera che ci ha allietati con questa bellissima serata di beneficenza. Grazie ancora maestro Ciccio Ruggera, grazie. Grazie a te, grazie alle belle foto che fai sempre. Buonasera. Come ti chiami? Manuela, Manuela. Ti ho visto ballare da quando sei arrivata adesso. Sono una ballata di tarantella. Ti sei divertita stasera? Sì, 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 mi sono divertita. Grazie a questo evento di beneficenza. È stato bellissimo, bellissimo. Grazie. Caro vice sindaco, buonasera. Mi dica. Raccontaci qualcosa di questa serata. Serata straordinaria. Ma sei affannato. Diciamo che sono stato coinvolto in qualcosa di molto bello, di speciale.
speciale perché è la serata che è speciale, che è in compagnia, perché è all'insegna del divertimento e della solidarietà. Grazie Nino. Binomio che può andare benissimo d'accordo. Grazie. Ciao, buonasera, buonasera. State divertendo? Parecchio. Parlate al microfono. Bella serata. Bella serata, piacevolissima. Continuate a ballare, viva la tarantella. Che unisce. Buonasera. Ciao Ciccio. E che devo raccontare? Di Palizzi. Filippo Stilo di Palizzi e il suo organetto. Buonasera, buonasera. Pasquale Ferrara di Brunella. Grazie Pasquale. Qui abbiamo un signore con la maglietta scritto la tarantella crea dipendenza. Buonasera. Buonasera. Nome e cognome? Pandemo Rosario. Ma per te la tarantella che cos'è? La cosa bella è crea dipendenza. Ti diverti? Certo, tantissimo. Grazie Rosario. Buonasera signora. Buonasera, buonasera. Sono stanca morta. Hai ballato tanto? Ho ballato. Ti sei divertita? Sì, sì, certo. Una bella serata. Grazie a voi. Grazie a te. Buonasera. 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 Il signore? Natale, Natale. Dove sei Natale? Di Reggio. Sei divertito? Moltissimo, una festa bellissima. Ci si è divertiti tanto, abbiamo mangiato bene, ballato meglio. Grazie Natale, buon viaggio. Un saluto a Merito TV. Arrivederci e grazie di tutto, è stata una bellissima festa, grazie a tutti. Venimo. A Peppi Iacchino. Salve, buonasera. Buonasera, come sta lei? Io bene, lei? Benissimo, grazie. Allora, tu? Bella serata. Tu anche sulla maglietta hai scritto la tarantella crea dipendenza. Quindi per te che cos'è la tarantella? Tanta compagnia, tanto divertimento, poi c'è il mio maestro Ciccio che è bravissimo. Grazie, grazie Maria. Buon grazie, divertimento, alla prossima. Grazie, grazie. Prego signorina, lei una volta aveva i capelli ricci. Dai! Dai, Ciccio, dai! Prego, dov'è lei? Secondo Curi. Nome e cognome. No, dai, nome e cognome, non voglio il cognome. È Lucia Follia. Vabbè, intervistami! Che ne pensi della serata di stasera? Che mi piace tantissimo, perché faccio il corso da 3 anni e parla chiaro la cosa. Ma secondo te abbinare la musica alla solidarietà è bene? Abbinare la musica? Allora, perfetto, perché si dà la possibilità ad alcune persone che hanno più bisogno di noi, dai cavolo, e di passare delle giornate in compagnia, dai, porca avanti. Per te la tarantella? Crea dipendenza. Tanta? Tantissima. Ma chi è quel signore che ti scusa? L'avvocato. Non bisogna dare retta a certa gente, assolutamente. Va bene, sono d'accordo. Ciao piccolino. Ciao. Anche tu hai scritto la tarantella crea dipendenza. Sì. Perché crea dipendenza? E che bella. Grazie. Ciao piccolino. Ciao. Grazie. Venimo, venimo. Buonasera signora. Come si chiama? Bene, tutto bene. Di dove sei? Di qua. Dimenticato. Che ne pensi della serata di stasera? Come? Della serata di stasera, che ne pensi? Bene, proprio bene, mi è piaciuto tanto. Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera
tutti. Voi? Per la serata di stasera, che ne pensi? Che è stata una bella serata e c'è stato molto divertimento. Grazie. Buonasera. Buonasera. Giuseppe Sapone. Signor Giuseppe Sapone, che ne pensa della serata di stasera? Bella serata, è stupenda. Si nota anche da quello che sta accadendo. La gente ballano tutti. Per cui la serata è venuta stupenda. Progetti futuri? Progetti futuri. Quale futuro? Dobbiamo vedere prima il presente. Un saluto per il futuro. Ciao e arrivederci. La tarantella crea dipendenza. Abbiamo il maestro Ciccio Nucera. Vediamo che cosa ci vuole dire per questa serata. La serata di stasera è una serata speciale per noi, per me, per i Comelca, per tutti. È una serata quando dai aiuti agli altri che hanno bisogno. Sei sempre presente. La musica è una forza per questo, perché non ha un infinito, non finisce mai. La musica è bella. Grazie al maestro Ciccio Nucera per quello che fa, per questa musica e per la tarantella grecanica di Callisonò. Lei è il signor Tiselise. Ti canniselo. Irtana piamo merticoce, tu in magnarghia. Abbiamo, caro Filippo, due personaggi che lavorano allo sportello linguistico. Come ben sai, nella provincia di Reggio ci sono questi sportelli linguistici. Quindi, signor Lorenzo, prego. Ma ti è con Aipo, ti sei il suo, eh? Adesso che cosa devo dire? Devi dire per la serata. Devi dire per la serata. E chi ne ipi ti canno me ode. Sui paprita, ti irta, napiao mertico, c'è tu in magnarghia. Ti ho detto prima che sono venuto, com'era, a partecipare a questa bellissima festa. Piaggio Selise una ciporese. Lo scopo di questa festa qual è? Lo scopo di questa festa? Beneficenza. Sta ellenica. Stinglossa greca. Dene come tutto il logo. Tutto il logo. Beneficenza. Son nome ipi e te delegome di neria crimata iatapedia ti de seco po' di calà. Questa festa è stata fatta per bambini che hanno tanto bisogno e noi come Comelca ne facciamo sempre parte a chi ha bisogno. Grazie.
a tutti, buonanotte, grazie.